Senta, Presidente, è preoccupato per l'amico Bisignani? È preoccupato? Può anche risponderci, eh? Sto in un paese normando. Mi dica? Perché Padellaro dovrebbe dire c'è un grande giornale, troppo bravo. No, lei ha detto che in un paese normale. Ciao. Lei ha detto che in un paese normale il fatto non dovrebbe neanche esistere. Dai, vabbè, adesso non posso più fare battute, madonna. Senta, ma che opinione si è fatto di questa P4, onorevole Plexi? Così come tutti i portali italiani sono una cosa dell'impero decadente. Cioè, quando la malattia attacca gli organi vitali, no? Era in circolo, alla fine esplodono delle cellule impazzite. Poi sostanzialmente, chi è il soggetto malato? Beh, l'Italia, come dicevano le canzoni del primo Novecento. Poi, insomma, una certa ipertrofia dell'ego di personaggi che gravitano attorno al potere e che determinano e pensano di condizionare scelte che alla fine poi tutto sommato si rivelano delle scelte del potere che si autoperpetua, no? Anche autoreferenziale, perché se va Tizio, Caio, Sempronio in quello, questo, in quell'ente, cambia poco, diciamo, per il cittadino, ma cambia per una nomenclatura che si autoriproduce, come si riproducono il serpente, insomma, ha capito, gli animali che strisciano. Ma lei Bisignani l'ha conosciuto? No, mai, pensi no. Suo padre l'ha conosciuto? Se io ho conosciuto mio padre? No, se suo padre ha conosciuto Bisignani. Grazie per l'attenzione. Sì. Non era un suo fazzo, diciamo. Bisignani è gravitato attorno al potere democristiano negli anni 30. Poi nella Seconda Repubblica, secondo me, alcuni personaggi, essendoci un vuoto politico di fatto, cioè essendoci una acquisiscono un potere che però io non considero centrale, un crocevia di interessi in una forma parallela accanto, diciamo, ai poteri costituiti, e quindi di per sé irresponsabile. Subito via le intercettazioni? Beh, insomma, la forma di limitazione presto o tardi bisognerà utilizzare, ma per ragioni di privacy, non per altro. La P4 è una pagliacciata rispetto alla P2. Purtroppo il meccanismo è lo stesso, ma gli operatori, gli attori di questa vicenda. E i rapporti con Bisignani, onorevole? Non l'ho mai conosciuto, onestamente no. Non c'è nessuno che dice di averlo conosciuto. Ma io, come dire, io sono un mancato sottosegretario, le pare che se fossi stato amico di Bisignani, con tutto quello che si dice del suo potere, dice almeno forse viceministro. Non sarei stato un mancato viceministro, esatto. Quindi credo che le prove siano a mio favore. Ma che effetto le fa vedere che la Santanchè invece è diventata sottosegretario? Ma la Santanchè di più deve diventare più che sottosegretario. Penso che sia. Però si capisce dalle intercettazioni che è diventata sottosegretario perché Bisignani si è interessato a lei. Non è un po' rabbia lei che no, io rabbia, con logiche politiche soltanto non io è no, riuscito. Io lavoro, però guardi, la logica politica a cui lavoro io è quella che paga, perché io sto lavorando in giro sul territorio, abbiamo
presentato liste in tanti comuni dove si è andati bene. Cioè, a mio modo di vedere, un nuovo grande gioco. Ci chiedevamo se l'avrà conosciuto comunque. Ma parla questa sera di petrolio. Petrolio, il mio nome non l'avete mai visto, no? No, tutti dicono Mario Valori dov'è in queste carte? Mario Valori ha le mani pulite, come voi sapete. No, ma infatti su questo non per quello è preoccupato per l'udienza del 12 luglio, è preoccupato. Parliamo di petrolio. Ciao. Parliamo di petrolio. Ciao.